Ma Giovanni? Sta arrivando, l'ho sentito prima. Eccolo. Ciao ragazzi. Ehi, allora, Giova. Ehi. Ma che è? No, vabbè, allora, io non ce la faccio più. Cioè, sta diventando uno stress. Sta cosa del programma mi sta sfuggendo di mano. Mi fermano per strada. Tu non sei di Bari, ma tu non sei di Bari, sempre a sfottere. Cioè, io esaspero. Ma ci sarà un motivo, eh? Vabbè, ma io molte cose le so. Faccio finta di non saperle per il programma, però... Fai finta. Vabbè, alcune cose non le so, ma non è che non le so tutte. Secondo me, Giovanni, dovresti cercare un po' di integrarti ed entrare nel cuore dei baresi. Ci hai pensato? Sì, ma come faccio a entrare nel cuore dei baresi? Potresti vestirti a carnevale con un personaggio tipico del... Mi travesto da San Nicola? No, esagerato. A carnevale tu vuoi travestire da San Nicola? Cioè vuoi una sommossa popolare? E da cosa mi devo vestire? Da? Da? Z? Da Zorro. No, non ce la fa. È più forte di me, non ce la fa. E chi è? Con la Z, Zorro? Ma secondo te la maschera tipica di Bari è Zorro? No, non lo so chi è Zorro, ma un personaggio famoso a carnevale di Bari. Sì? Sì? Rock. Zirocco. Chi è Zirocco? Oh, a Bari fanno pure il funerale di Zirocco. È morto, ma stava male da un po'. No, è impossibile, cioè, non è possibile. Poi, cioè, poi ti lamenti che la gente ti dica quella frase. Che frase? Quale frase, Giova? Ma tu sei di Bari. Vedi? Ormai te lo dici anche da solo. Basta, dove vai che dobbiamo registrare lo speciale, dai! Ah, basta che non sa le cose. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Sopportabile. Mi chiamo Giovanni, sono nato a Bari, ma la mia famiglia non è pugliese. Sono cresciuto a cavallo tra le tradizioni della Puglia e della Sicilia, la mia terra di origine. Dovrei essere cintura nera del folklore barese, visto che sono nato, cresciuto e vissuto qui. Invece no, non ci capisco nulla, e i baresi lo hanno capito, e mi guardano con sospetto e mi fanno sempre la stessa benedetta domanda. Oh, ma tu sei di Bari? Carnevale, la festa della gioia, dell'allegria per antonomasia. A Bari che fanno? Il funerale. Poi sono io quello... Andiamo a chiedere a un esperto. Siamo con Michele Fanelli, presidente del Circolo Acli Dalfino. Buongiorno. Michele, buongiorno. Buongiorno. Domanda, visto che è periodo, il carnevale a Bari è sentito, si festeggia, come si festeggia? Erudiscimi cortesemente. Il carnevale è antico a Bari. E la nostra maschera per antonomasia era... il famoso Zirocco, no? Zirocco. E poi rappresentava questo fantoccio, rappresentava il carnevale. Tu sai che il carnevale è una cosa antica, no? Dove i nobili davano un po' di libertà ai schiavi, ai sudditi, e dando la massima trasgressione, quindi in questo periodo potevano trasgredire. Un periodo di libertà. Un periodo di libertà. E quindi noi fino agli anni 60, 70, era forte, sentita questa esigenza, ecco, di liberatoria. E se portavo questo fantoccio, mi ricordo qui a Bari Vecchia c'era il famoso Mongoose Gagang, che si vestiva addirittura, perché si creava un funerale alla mersa. Io vorrei capire questo funerale, perché ho sentito sempre parlare del funerale di Zirocco. Zirocco. Spiegami un po'. Allora, diciamo che il carnevale in sé stesso è bruciare questo fantoccio, quindi questo periodo di allegria, e sulle ceneri di questo fantoccio poi si parte con il periodo serio, che è il periodo della Quaresima, no? Sì. Le ceneri. Perché Rocco? Rocco, perché? Perché Rocco? Perché Rocco, in effetti, se tu vai in tutta la provincia di Bari, trovi la stessa somiglianza di manifestazione, che si brucia i fantocci, si impicca, un processo e così via. In altre città lo chiamano diverso, da noi invece si chiama Rocco. Perché? Perché pare che in una versione questo Rocco era un signore, un picca la buona, ti dicevano, no? E lo pigliavano in giro tutto quanto. Non picca la chi. E quando morì, al suo funerale, invece di piangere, ridevano. Quindi si ricordava quello che questo signore aveva fatto. E in quel momento, siccome lui morì nel periodo carnevalesco, ecco, nacque un funerale all'Angoule, un funerale alla Merse. Okay, quindi invece di piangere...
Quindi praticamente tutto il contesto veniva preso alla rovescia. Allora il pianto diventava riso, i fiori diventavano ortaggi, gli uomini diventavano donne e così via. La trasgressione era rappresentata dal minimo comune e multiplo che era la bastonette. La bastonette, quindi la carota, era il simbolo della trasgressione e si portava questo fantoccio per le strade di Bari Vecchia facendo delle vere e proprie tappe dove la gente... Una processione, una, ma dava te c'è processione, la processione a dove Vuprebt però gli va alla Guaglione, benediceva con Warner, un scopo che benediceva la cristiana, e dove addirittura facendo queste soste si piangeva il sirocco. E guarda, questa cosa, anche se oggi la raccontiamo a livello scherzoso, ma io ti posso dire, qui c'è il signor Vito che è veterano della città vecchia, qui in questo palazzo. Guarda che quando la gente piangeva, ma piangeva veramente di rotto, perché era un pianto liberatorio dove strazzavano le vesti, accusa fantoccio, strazzavano la bastonette, non si capì, facevano un macino. Tant'è vero che poi nel corso degli anni, con il deterioramento del territorio, non si permetteva più di portare questo fantoccio. E diciamo che negli anni 90 questa iniziativa è quasi cessata. Ti voglio fare un'ultima domanda, c'è una maschera tipica barese? Come no? Noi abbiamo scoperto perché non il sirocco... Non è che casualmente è un'immagine. Come no? Noi il sirocco era il nostro carnevale, sì. Non era la nostra maschera. Ciao, non era la nostra maschera. Noi invece abbiamo scoperto una maschera che si chiama appunto Marcoffie. Marcoffie non è altro che una maschera a cui noi le abbiamo dato il volto, le abbiamo dato la figura, ed era menzionato da Francesco Saverio Brescia, un grande scrittore barese, e anche dal Beatillo, dove era un piccolo Robin Hood che toglieva i ricchi e dava ai poveri, e dove noi l'abbiamo configurato, aiutava il poveri, dove pagava la cambiata alla povera gente. Cioè, vedo anche che ha tre palle. Eh sì, perché era un giocoliere, gli avevi uno allegro. E in effetti se noi spogliamo le vesti di questo Marcoffie, sotto che cosa troviamo? Troviamo il nostro San Nicola, il nostro San Nicola che è il santo dei poveri, che veramente ha difeso i poveri togliendo ai ricchi. Allora, Michele, quindi questa è la nostra Marcoffie. E noi proprio il 15 di questo mese faremo di febbraio faremo il carnevale a Bari Vecchia, rievocheremo il funerale di Sinocco e il martedì, quindi l'ultimo giorno di carnevale, lo bruceremo in piazza Mercantile. Quindi l'appuntamento in piazza Mercantile? No, l'appuntamento è qua, qui? Il 15 alle 18:30 che partirà il corteo delle maschere e poi faremo la sagra. Lei ci sarà, del calzone. Vito Vite sempre. Come giusto. Lui è veterano della merda. Lui c'ha la merceria, non so come lo chiama, Viti del Bottone. Allora, insieme ce ne ha tutti, ma ne salta tutto. Va bene, allora Michele, io ti ringrazio. Grazie a Vito, te. La saluto. Sì, devo andare. Adesso no, un'altra puntata. Adesso andiamo dai baresi a chiedere se conoscono come si festeggia il carnevale, se conoscono Siroc. Venite con me. Ma tu sei the best. Non se ne vada, signora, resti anche lei. Allora, il carnevale a Bari, come si festeggia? Come si festeggia? Non lo so io. Al Viglione? Come si festeggia? Come tutti gli altri, ad eccezione, ma ritengo, diciamo, una cosa usuale. Sì. Carnevale è soggettivo, uno lo vuole manifestare, lo manifesta. Certo. Uno lo vuole manifestare, chiaro. Lo manifesta. Tutte le tradizioni a Bari sono finite. Il carnevale nella tradizione barese, come si festeggia? Pizza di cipolla, pizza di carne, panzerotti, pugliesi, baresi, doc. Doc? No, le panzerotti, la pizza di cipolla. Mm. E comunque le chiacchiere. E le chiacchiere. E c'è da mangiare. I grandi vanno a discutere. Se ciucche escono, sì. E si mettono a fare ticchettà, ticchettà. Sembriac. E poi essere scalza senza calzi
Adesso si fa un carnevale. Già è la vita monotona. Almeno a carnevale la vita monotona non va festeggiata. Se non c'è il divertimento è finito il carnevale. Avete mai sentito parlare della, di Z-Rock? Sì. Che cos'è Z-Rock? Z-Rock, boh. Voi avete mai sentito parlare del funerale di Z-Rock? No, non è parlare, che... Z-Rock. Scirocco. Volendo. Voi facciamo un falò, voi. Allora lo sa. Voi sto vendendo fuoco, facciamo bruciare sopra il cin. Voi. Cioè, chi era sto Z-Rock? Z-Rock era un cartone, cioè un pupazzo, che poi alla fine si bruciava. Un pupazzo che si appendeva, e... all'ultimo giorno di carnevale si faceva la festa. Era un pupazzo con una carota avanti. Sì. Delle zucchine, delle cose agli occhi, delle carote. Sì, sì. Io come funziona? Mettevo la barca rock sopra, le quattro persone o pezzi, e tre c'è un tubo sottanto e chiange il rock, a guarda rock. All'epoca mia si faceva la barra. E si scappava. Si scappava? Cioè, con la barra in giro. Carnevale, teniamo la barra in acqua. Si prendeva, si andava la mamma e si prendeva. C'è qualche cosa di vecchio, di abiti, sai, le camicie, e non lo vestivamo. Cosa poi, vestivato? Un pupazzo? Una specie come un pupazzo, sai. Io mi ricordo, aveva solamente la carota, era piccoli, sopra un carrello di legno. Sì. E perso si vestivi e piangevano. Tutti i ragazzi ci vestivamo a donne, andavamo dietro a piangere, hai capito? È morto Rocco, Z-Rock è morto, si diceva, hai capito? Amato, Z-Ro. Piangevano. Era un sorriso amaro, sì. Rock, perché si muoce? Che andate a Bossenac? Che è morto Rock, È morto Rock. E gli altri che facevano? E gli altri festeggiavano indietro, con la farina, le uova. Quindi festeggiavano, non piangevano? Piangevano, gridavano, è morto Rock, Rock è muerto, Rock è muerto. E piangeva, tutto dritto come il mongolo. Invece mo si vestono tutta regina Elisabetta, vanno a ballare, vanno a zombare. Fanno le cose di sciocchezze, dai. Sì. E si faceva una grande festa, specialmente i bambini. Sì. Si mettevano avanti, mangiavano le carrube. Le carrube, buone le carrube. Lei si è mai vestito a maschera? No. Ma... Soltanto una vittoria solo. Mamma da piccolino mi ha vestita a carnevale. Da che cosa, si ricorda? È da fatina. Da fatina? E mio fratello da Pierotto. Ah, da Pierotto. Pierotto. Come si dice? Arlecchino. Tanto di chi come si dice? Io tengo la vestuta come resce. Sì? Si vestiva lei così? Sì, come resce. Fin con la perla rossa un pronto. Non ho mai vestito i miei figli da carnevale. Perché li odiava a consumare questi soldi di queste vestite. E basta, loro si mettevano a piangere e facevi chiente. Finché il giorno dopo si finiva il carnevale. Mamma, mettevo le pezzate in guede e scendere dritta a piangere a Sirozzi. Ma lei si vestiva anche a maschera? Si è mai travestito? Non avevo bisogno. No. Come? Io mi sono vestito anche da donna. Addirittura? Sì, addirittura. Diciamo 60 anni fa. Cappellini, senti cose come le sdrega, diciamo, con i giusto una pistola da cowboy e il cappello di cartone. Le mascherine che si mette, certi vestiti. Non ti so dire bene. E mia moglie vestita da uomo. E lei sa. E passeggiavamo tutto il corso Vittorio Emanuele. Io la mia maschera preferita era Zorro. Zorro. Sì, la mia maschera preferita, anche se il mio primo vestito è stato Pierrot. Mi sono vestito da donna. E sulla piazza di prefettura facevi il ballo. E tutte le persone intorno. Come ballava? Ballava così. Adesso invece no, è tutto cose, come se tutto cose materiale di sprecare i soldi. Se le dicono quello è un carnevale, che vuol dire? Che io non cristiano è scemo, un carnevale, così. Era mezzo scemo. Quando uno non si vuole denigrare una persona, lo si dice, sinu carnevale. Eh no, tante volte dice, ma c'è sto carnevale? Che vuol dire? Come che io li scemo? Ma viene il carnevale, tanto carnevale mi fa strada. Ah, esatto. E non fosse. Perché? Carnevale.
Che vuol dire? È un offese. È a offendere una persona. Se io a quello adesso dico tu sei un carnavale, se lo metto o vedi con spigherito hai capito? Con una prescia gli hai detto che è un carnavale.